Ed eccoci qua, bentornati e benvenuti nel nostro umile salotto Punti di Vista. Parte oggi, ma questa è l'ultima stagione di Punti di Vista. Dall'anno prossimo faremo un prodotto nuovo, poi vi aggiorneremo in chiusura. Voglio dare immediatamente il benvenuto ai nostri ospiti, prima di dirvi che è una trasmissione che nasce in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine Panorami. Quindi alla nostra destra, stasera parleremo di giustizia, alla nostra destra abbiamo l'avvocato Carmine Esposito, penalista, avvocato. Poi abbiamo il direttore, il nostro direttore del giornale di Napoli News, Antonio Mattia. Buonasera, direttore. Buonasera, buonasera a te. Alla mia sinistra abbiamo, partendo dalla parete, abbiamo Antonio Esposito, avvocato civilista, e l'avvocato Diego Iodice, civilista. Buonasera a tutti Buonasera. quanti voi, benvenuti in questo salotto. Stasera parleremo di giustizia. Qualcuno dirà: mamma mia, parliamo in questo paese così strano, così malmesso, parleremo di giustizia. Partiamo subito dall'avvocato e la domanda vale per tutti e quattro i presenti in studio. Avvocato Ippolito, è malata la giustizia italiana? La giustizia italiana ha delle criticità ormai costanti, nel senso che è costantemente sottoposta a un perenne stato di emergenza. Si afferma che si deve procedere alla riforma della giustizia, ma in sostanza le riforme si susseguono. Non c'è mai un assetto stabile dell'ordinamento e tutti i giorni le pagine dei giornali sono continuamente affollate da questo dibattito, quello che attiene alla tenuta dell'ordinamento e ai criteri che lo devono regolare. Al momento poi si discute ancora di riforma, mentre una riforma è entrata in vigore il 31 dicembre e non è stata neppure ancora implementata, perché di fatto non ha trovato ancora piena applicazione. Applicazione. Ci arriviamo subito. Antonio Mattia, addirittura a lei la devo un pochino mazzoliare perché giustamente c'è il direttore del giornale, ma fatemi Atto divertire per anche un cambiare. pochino, voglio dire. Allora, abbiamo acclarato che la giustizia comunque è affetta da qualche malattia, da qualche male, ma dal suo osservatorio, quali sono i principali mali che affliggono la giustizia? Noi abbiamo poi una storia che in chiusura, nella seconda parte, parleremo della questione Palamara. Beh, tu direttore hai introdotto con una domanda dicendo è malata. Io sono ottimista. Diciamo che era moribonda prima ancora della riforma Cartabia che poi ha dato il colpo di grazia perché una riforma che viene fuori da una convergenza più che un compromesso da due idee. È sempre un aborto, quindi praticamente più che malata direi che è morta. Ah, benissimo, evviva Sì, l'ottimismo. ma sono Io ottimista. cercherò di pungolare un pochino i miei ospiti stasera, anche se mi manterrò nei parametri e nei canoni della scaletta. Avvocato Esposito. Ma guardi, la domanda già ricevuto è, diciamo, parte della risposta in realtà. I colleghi che mi hanno preceduto non ho rilevato entusiasmo particolare. Certo, è una giustizia affetta da molti problemi, lentezza nei procedimenti giudiziari, politicizzazione della stessa giustizia, e diciamo che il cittadino ne viene colpito irrimediabilmente sia per il primo aspetto che per il secondo. Se si parla di un aspetto legato al rapporto che gli italiani hanno con la giustizia, noi avvocati subiamo quotidianamente quelli che sono le criticità, che è l'inefficienza della giustizia stessa per certi versi e di tutte le problematiche. Le riforme che sono state fatte negli ultimi periodi, negli ultimi anni, sembra sempre la riforma decisiva, la riforma che curerà tutti i mali, ma sono riforme, diciamo, l'ultima, la Cartabia, sembra aver introdotto in realtà una maggiore digitalizzazione del sistema, sia per le notifiche degli atti giudiziari, sia per la questione del processo telematico nell'ambito civilistico. Quindi
Quindi sono tutte riforme che in realtà vanno ad intervenire per far sì che ci sia maggiore, come dire, meno ritardo. Ecco, si pensa sempre negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, almeno per la giustizia civile, al ritardo nei procedimenti. Questo sembrerebbe l'unico problema che il legislatore si è posto, a cui cerca di far rimedio. Per la giustizia penale il discorso è un po' diverso, parlavamo di politicizzazione della giustizia, da cittadino, da avvocato subiamo questa giustizia fatta a orologeria, dove le inchieste molto spesso vengono fatte a danno di chi vince le elezioni, se non è gradito. O anche affossato in qualche caso. Anche affossato, vabbè, potremmo parlarne per ore, però non voglio dilungarmi. Non vogliamo annoiare i nostri Sì, che già sono abbastanza annoiati. Perfetto, no, anche perché poi dopo di noi a seguire ci sta il grande incontro del Napoli. Allora, Avvocato Iudice, la stessa domanda anche a lei per equità. Certo, io mi collego un po' a quello che appena spiegato il collega. In realtà il processo civile è stato di attenzione al nostro legislatore solo con dei meccanismi deflattivi, ma mai senza intervenire in una maniera effettivamente decisiva. Facciamo riferimento a quest'ultima riforma Cartabria, ma lei deve pensare che dal 95 ci abbiamo avuto riforma nel 2006, altra nel 2009, addirittura quella del 2009 ricordo che si è ridotta semplicemente a ridurre i termini, tutti i termini del codice procedura civile alla metà, senza nemmeno porsi il problema che ridurre un appello, i termini della proposizione dell'appello da un anno a sei mesi non è che ha risolto il problema, perché i processi venivano poi comunque celebrati nell'ambito dei 4, 5, 6 anni. E quindi sempre di fronte a una pressione che l'Unione Europea ci imponeva, abbiamo pensato di risolvere con un sistema, diciamo, a macchie di leopardo la problematica della lungaggine del processo. Allora, noi prima di tuffarci proprio nel vivo della discussione e quindi poi affrontare quella che è nel suo proprio cuore la riforma Cartabia, una riforma più volte annunciata, è stata più che altro un po' come quando una donna deve partorire, tutti quanti, maschio e femmina, questa riforma è nata strana, è nata incompleta, è nata, anzi, doveva accelerare dei processi o dei procedimenti, però in realtà ci sono delle difficoltà veramente oggettive, a cominciare proprio dalla linea, che sembra una cosa molto stupida, o addirittura dalla stampante, o mancano addirittura i computer in moltissime sedi di tribunale. E questo procura dei danni importanti, al di là dei ritardi e dei tempi lunghissimi, le famose lungaggini giudiziarie. Quanto pesa sulla vita e sul costo economico di ogni cittadino che impatta con la giustizia? Avvocato Ippolito. Ma questa riforma Cartabia, e ovviamente parlo soprattutto per quanto attiene le ricadute che ha avuto sul penale, pesantissime in alcuni casi. Io mi guardavo l'articolo 2, ho fatto un pochino di confronti, sono andato a leggermi le tavole di raffronto, no? E sta cosa mi ha sconvolto un pochino, poi dopo ne parliamo. No, vabbè, ma cominciamo col dire che è una riforma questa che è particolare e che investe innanzitutto, al di là di quelle che sono le soluzioni tecniche sulle quali si può andare poi a discutere, ma è una riforma questa che investe i principi fondamentali dell'ordinamento e anche la filosofia con la quale il legislatore affronta queste questioni di natura fondamentale, perché è stata una riforma dettata dalla necessità, e questo la dice lunga, non tanto dalla volontà di risolvere quelle che potevano essere delle criticità del sistema, è una riforma che invece è stata imposta dall'Unione Europea per accedere. Quindi calata dall'alto, un po' come tutte le cose che stanno avvenendo in questo paese ultimamente. Ma è anche un controsenso, perché per esempio si è introdotto un meccanismo di digitalizzazione spinta che non era avvertito come necessario
e che non era quello che ci si aspettava per risolvere le problematiche che possiamo dire investiva. Che non era neanche quello che serviva ufficialmente. Non era quello che serviva e invece è stato introdotto perché è questo che viene imposto dal sistema globalista di potere come transizione dettata, diciamo, da chi decide i processi storici in corso, soprattutto poi in ambito extralegislativo, fuori dagli ambiti legislativi. E le ricadute sono quelle di una trasformazione proprio dell'umanesimo processuale, perché adesso... C'è proprio un distacco, no? Certamente, perché adesso è consentito, per esempio, che molte attività si debbano svolgere necessariamente da remoto, cioè attraverso il ricorso al computer, attraverso il ricorso alle macchine, e addirittura se gli uffici non sono dotati delle macchine, dei sistemi audiovisivi che sono per esempio imposti per l'assunzione degli interrogatori o per la celebrazione dei processi, il processo non può svolgersi regolarmente, e questo significa che un'esperienza eminentemente umana sopra ogni altra, quale quella processuale, dove tre soggetti, difesa, accusa e tribunale, si incontrano per decidere il destino di un uomo e per riconoscere se quell'uomo è colpevole o innocente, poi eventualmente caso di colpevolezza, qual è il destino e la pena a cui dovrà essere condannata, perché tutto questo abbia svolgimento, cioè l'attività più ancestrale del mondo, tutto è condizionato alla, non all'esistenza o alla concomitante esistenza, ma alla preesistenza del meccanismo dell'apparato informatico digitale che condiziona lo svolgersi di tutta un'esperienza che non è più quella che doveva essere. Perfetto. Mattia, parole pesanti ma molto importanti, perché fa capire quanto ormai i governi sono stati svuotati dalle loro funzioni e dall'alto ci vengono calate delle imposizioni, sì, che spesso confliggono con le esigenze di qualunque paese. Purtroppo non solo... Cioè, la cattiva politica, no, ma la politica che è altra cosa, ma proprio la cattiva, il modo, sì, di non saper fare politica. Io sono sempre stato un anti-europeista, non mi sono mai mascherato, nascosto dietro al dito, e purtroppo sono anti-europeista a tutti i posti. L'avvocato Ippolito ha centrato pienamente la problematica, è un po' come se volessimo fare il paragone con le auto elettriche. Noi non siamo preparati, non abbiamo, ma né come infrastruttura né come mentalità, figuriamoci un argomento faremo una puntata sull'ambiente, io ti ospiterò, ti chiamerò, ti ringrazio, ci stiamo formando su questa cosa. Quindi come dicevo, non teniamo presente pure che ci viene calato dall'alto determinati diciamo così, scelte modelli distruttive proprio. In più non abbiamo mai preso in considerazione il fatto che era già malata di per sé di palamarite. Io la chiamo la palamarite. Poi perché perché dire politicizzata è quasi sminuire le cose, è quasi edulcorare il concetto. Io sono rimasto anche adibito dal modo in cui il mainstream, la stampa, diciamo così, abbia sistematicamente insabbiato tutto quello che non il solo Palamara, ma il sistema Palamara, perché Palamara poi ha pagato per tutti, certo, ma tanti altri suoi colleghi sono restati lì, sono lì e continuano a fare il loro sporco lavoro. Anche lui. Nessuno ne parla. E di questo, insomma, è una. Ecco, quindi praticamente problema su una situazione già precaria di per esso. E quindi io a volte cerco di prendere esempio da come gestiscono le cose gli altri paesi. In Turchia magari Erdogan, quando arrestò circa 1500 giudici, togati, magistrati, forse tutti torti non li aveva.
Va benissimo, e mi è piaciuta questa puntualizzazione finale. Invece noi vogliamo, oltre che della riforma Cartabia, che io faccio fatica anche a identificarla come riforma, c'è stato un tentativo di snellire i tribunali, di snellire l'azione giudiziaria anche in ambito civile con l'avvento del decreto legislativo 28 del 2010, e quindi stiamo parlando della mediazione. La mediazione, avvocato, per il pubblico da casa e per chi ancora non lo sa, mediazione obbligatoria e non obbligatoria? Guardi, nell'ambito della mediazione, media conciliazione eccetera, sono stati numerosi interventi del legislatore già sì, qualche anno fa, modifica, sei mesi fa, negoziazioni assistite eccetera e quant'altro. Vabbè, ha reso obbligatorie delle materie diverse da altre, quindi questo ha comportato, sempre nell'ambito della possibilità di snellire la giustizia e di non diciamo creare congestioni del sistema, si è cercato una giustizia privata, la possibilità insomma di far sì che le parti si incontrassero prima di giungere poi davanti, di iniziare effettivamente l'attività giudiziaria. Beh, appare deludente anche questo aspetto, perché poi tutto sommato in Italia c'è la volontà e spesso c'è, è un popolo litigioso sotto certi aspetti, i cittadini tendono a rivolgersi ai tribunali, e quindi tecnicamente il tentativo di media conciliazione sotto questo aspetto non ha diciamo in qualche modo colmato quelle che erano o soddisfatto le aspettative. Prima sentivo i colleghi che mi precedevano palamarite, digitalizzazione e politicizzazione della giustizia. Se mi consente brevemente, digitalizzazione, concordo col collega, in realtà l'eccesso di digitalizzazione porterà anziché un progresso ma un regresso, perché dietro le macchine, dietro i sistemi informatici restano sempre gli uomini con i loro pregi e con i loro difetti. E questo per i magistrati, per gli avvocati, le parti processuali e tutti coloro che partecipano al sistema giustizia. Punto 1. Palamarite, guardi, è una grave patologia, è un sistema, il sistema Palamara. Io da avvocato e da cittadino sono sconcertato. Cioè un sistema che è stato, tutto quello che è accaduto è stato in qualche modo soffocato, insabbiato, in un paese dove si è stati sottoposti a una giustizia politicizzata per anni, arrivato al punto che un magistrato ha detto vabbè, alla fine la parte politica che vince le elezioni, se non è gradita, viene bersagliata e è soggetta a sentenze politicizzate, viene accantonato, messo da parte, e se non se ne parla più, cioè, allora c'è qualcosa che non va, e allora devo decretare anche io, purtroppo, con, come dire, con mio sgomento, che c'è, è una morte della giustizia, perché non c'è giustizia in un paese dove avvengono queste cose. Allora, prima di passare la parola all'avvocato Iodice, perché c'è una domanda bella corposa per l'avvocato, io incombe la pubblicità, per cui pubblicità, pochi minuti. Cuori di Sfogliatella, siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuori di Sfogliatella, @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081 560 2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo,
allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081 1933 8714. Come promesso, eccoci qua, pochissimi minuti e si riparte. Ripartiamo appunto dall'avvocato Iodice, stavamo parlando di mediazione e posso aggiungere anche conciliazione, avvocato, e chi ne ha diritto, chi può beneficiare dell'offerta giudiziaria, mediazione e conciliazione? Allora, vede, la mediazione è stata, cioè in realtà già esisteva in Italia. Noi avevamo per esempio alcune materie prima del 2010 che è stata introdotta a seguito del recepimento di una direttiva del 2008. Era giugno 2009, se non ricordo male, 18 giugno è stata 2009. Recepita. Ma in realtà noi l'avevamo già in alcune materie, come per esempio i giudizi di lavoro, quindi tutte le controversie di lavoro, c'era la necessità... Attraverso la presenza di sindacati. Sì. Esattamente, sì, ci si recava e quindi era uno step, diciamo, necessario. È stato abrogato proprio perché sostanzialmente non diventava semplicemente uno step prima di rivolgersi al giudice e quindi sostanzialmente visto come un ritardo. È rimasto solo in materia agraria, vabbè, ma giusto per fare un panorama, diciamo, totale. È stata introdotta e in realtà per far capire bene in che cosa consiste, chi il fruitore finale, il cittadino, il cittadino prima di rivolgersi al giudice. In alcune occasioni è proprio obbligato a rivolgersi a un organismo di mediazione. Possiamo dire in quali materie c'è l'obbligatorietà? Adesso ormai con la Cartabre è stato anche diciamo, ampliato questo settore. Sono successioni, diritti reali, parliamo in materia di locazioni, condominio. È stato introdotto adesso, è stato ampliato anche al franchising. Solo gli incidenti d'auto non sono stati introdotti, è tutto più o meno. E quindi in linea di massima, insomma, lo scopo era quello danni di... Danni medicali? Sì, lo scopo era soprattutto quello di portare in effetti il cittadino dinanzi a un organismo che fosse sostanzialmente terzo e esprimere in effetti quello che era le proprie volontà, il bene della vita che pensava di conseguire. Anche questo però, diciamo, non ha avuto grande attuazione pratica. Sì, perché diciamo, c'è stata una certa resistenza anche da parte dei giudici di pace, lo possiamo dire sta cosa, no? Sì. Perché si sentivano un poco
depauperati di una cosa che era quasi loro, insomma, che tutto diventa in questo paese, tutto diventa, questo è mio e lo faccio io. Continui. Diciamo che sostanzialmente è stato visto solo come uno step prima di andare nel processo, cosa che invece io credo che invece sia molto più importante che il cittadino partecipi vivamente insieme all'avvocato. Io faccio solo una brevissima, diciamo, precisazione, per esempio proprio con la riforma Cartabria, che ha reintrodotto, diciamo, l'obbligatorietà in uno step del processo, proprio della partecipazione della parte. Addirittura adesso è stato modificato un articolo del codice di procedura civile che prevede proprio la comparizione personale delle parti. La partecipazione viva del cittadino davanti al giudice che espone le sue ragioni, così come in sede di mediazione, è effettivamente la soluzione, la vera soluzione al problema, perché lui partecipando in maniera, in effetti, e partecipando soprattutto alla dialettica, per esempio, del conflitto giudiziario, capisce probabilmente anche in cuor suo che magari potrebbe fare un passo indietro. Quando invece partecipa semplicemente, sa e conosce della controversia solo nello studio del professionista, cioè del proprio avvocato, ovviamente non partecipa come dovrebbe. E io le dico di più, questa riforma Cartabia in realtà non fa altro che recepire quella che è stata un articolo che invece già esisteva nel 95 ed è stato poi abrogato nel 2006, proprio perché anche questa presenza del cittadino davanti al giudice era semplicemente diventato poi nella prassi uno step, poiché il giudice doveva arrivare preparato al processo. Non arrivando preparato al processo, diceva semplicemente alle parti di riportarsi agli atti degli avvocati. C'è da dire una cosa, che è anche un fatto, possiamo dirlo, culturale, perché sostanzialmente nei paesi anglosassoni, dove è nata poi la mediazione, è in atto ma da più di 50 anni e funziona estremamente bene. Moltissimi processi sono, come dire, moltissimi tribunali vengono snelliti da tanti processi lunghi proprio attraverso l'utilizzo della mediazione. La partecipazione del cittadino alla mediazione è qualcosa di straordinario, perché a me è capitato di assistere a qualche esperimento di mediazione e sono rimasto positivamente colpito, perché il cittadino non ha quell'impatto del tribunale pesante e riesce anche a liberarsi, ad esprimere, e molte volte si riesce anche a metterli insieme, perché l'esperimento di mediazione è proprio quello di mettere insieme le due parti in conflitto e tentare di portare a casa un risultato ottimale per non farvi arrivare in tribunale, al processo, giusto? Certamente, ma a pervenire a un accordo che sia anche sereno significa che è più stabile nel tempo. Vincere una causa, in effetti, esaspera solo gli animi. Infatti molto spesso, poi non sappiamo questa sentenza se verrà confermata in appello oppure in effetti può essere riformata in Cassazione. Quindi la vicenda processuale, se si conclude naturalmente con una conciliazione, è sempre la soluzione più stabile e serena, proprio perché in effetti abbiamo una maggiore stabilità, soprattutto anche nel poi, tempo. Diciamolo sempre per gli ascoltatori, noi l'abbiamo già detto prima, nella materia obbligatoria, se il cittadino non arriva in tribunale, il faldone processuale davanti al giudice, all'interno non ci sta un verbale di chiusura per mancato accordo, il processo non può andare avanti. È improcedibile. Il magistrato rimanda alla mediazione. Quindi ci sta un ulteriore aggravio di spese, ma attraverso la mediazione si riesce addirittura a razionalizzare moltissimo i costi processuali, o sbaglio? No, non c'è dubbio. Addirittura in caso di conclusione abbiamo addirittura non solo le spese del procedimento di mediazione, quindi dell'organismo, che sono degli organismi che sono ovviamente riconosciuti dal Ministero di Grazia e Giustizia, ma la spesa di quella mediazione addirittura è detraibile. In più poi la riforma Cartabria avrebbe poi anche... Faccio un'altra precisazione, perché sì, mi sono preparato, ho studiato sulla questione della mediazione. In alcuni casi il mediatore, anche configurando, diciamo, quello che possiamo dire la ragione o la vittoria di una delle parti, il vincitore perde perché è costretto a pagare le spese se non accetta la proposta che è stata avanzata dal mediatore, o se la proposta che lui aveva chiesto, insomma, arriva molto vicina a quello che è il valore del procedimento. Quindi tante volte ragionare, avere le persone davanti,
parlarne anche con gli avvocati, che senza di loro probabilmente la mediazione sarebbe anche un po' svilita dal mio punto di vista, la presenza di un professionista importante riesce sempre poi ad amalgamare, ad ammorbidire gli animi, che in molti casi ci sono molto, e ci è capitato insomma in qualche caso di doverne parlare. Niente, noi lasciamo per un attimo la mediazione. Mi piace questa cosa di andare un pochino avanti e indietro. Io stavo parlando prima con l'avvocato Ippolito e stavo parlando di questo articolo 2 che mi ha un pochino, voglio prima trovarlo, eccolo qua. Codice penale, le modifiche di procedura penale, le norme di attuazione del codice penale e disposizioni di accompagnamento alla riforma. Articolo 2. Sospensione del corso della prescrizione. Avvocato, ma che è sta cosa? Perché l'articolo è lunghissimo. Io me lo sono andato a leggere appunto facendo questo raffronto fra le tavole di raffronto. Mi ha colpito in particolare l'articolo 2. Io ho la sospensione di tutti i benefici se prima non ristoro tipo i domicili, queste cose qua, se prima non ristoro il danno commesso. Ho capito bene o ho capito male? No, la questione è questa, che tra le bizzarrie di questa legge è stata introdotta filosofia all'interno del processo penale di meccanismi di giustizia riparativa. Bravissimo, sì. E questo così è configurato. E questo è, diciamo, un aspetto molto critico della riforma Cartabia per quanto attiene i meccanismi tipici del processo penale. Mi spiego, noi adesso stiamo alternando nelle valutazioni sia per quanto riguarda le ricadute che la riforma ha avuto nel penale e nel civile, ma il penale e il civile sono due rami del diritto tra di loro ovviamente complementari, ma sono completamente distinti. Mm-hmm. Perché per quanto riguarda il civile siamo nell'ambito del diritto privato, per quanto riguarda il penale siamo eminentemente nell'ambito del diritto pubblico. La Cartabia da questo punto di vista mina la filosofia dell'intero ordinamento processuale penalistico, perché allorquando introduce questi meccanismi di giustizia riparativa svilisce molto, introduce delle forme di negoziazione, cioè di mercanteggiamento, che sono tipiche dei rapporti di natura civilistica e dei rapporti di natura privata, ha un'esperienza invece di giustizia e processuale che è tutta dominata dalla regolamentazione di natura pubblica. Io devo interrompervi ogni tanto, perché io voglio capire prima io e poi vorrei che da casa, perché stiamo parlando di tecnicismi, voglio che da casa anche il signor Gennaro Esposito comprenda bene. Volevo fare un esempio. Io voglio dire una cattiveria, poi lei mi correggerà. Può essere un'anticamera dello svuotacarceri questa operazione che è stata fatta all'interno della Cartabia? O sono io malizioso da giornalista? No, l'operazione che è stata fatta invece è un'altra, ed è tutta legata a una visione cosiddetta economicista dell'approccio legislativo e politico alle questioni fondamentali invece che regolano la vita di un ordinamento statale. E si è detto, ma questo come assioma, si è detto il processo è lento e questo è un fattore di diseconomia, tant'è vero che se il processo diventa veloce qualcuno afferma se ne guadagnano 2 punti di percentuale di PIL. Io sfido qualsiasi persona di buon senso invece a prevedere che allorquando il processo si velocizzerà, o meglio allorquando il processo non si tratterà, perché l'esperienza verrà portata all'esterno del processo, cioè alla negoziazione tra privati, alla parte che
vi tira la querela, perché molti reati gravissimi sono diventati perseguibili a querela. Faccio riferimento al sequestro di persona, alla turbativa del possesso di immobili, ai furti aggravati e pluriaggravati, il furto dell'auto è perseguibile oggi grazie alla cartabbia querela, e questa avrà delle ricadute gravissime quando tutto questo ci spieghi la motivazione, quali sono le ricadute gravissime a cui fa riferimento? Il furto più diffuso è quello di cui la gente più patisce, il furto dell'auto o dello scooter, della mano. Furto dell'auto perseguibile a querela. Per procedere all'arresto in flagranza, allorquando l'operatore di polizia interviene e sventa che il furto venga portato a perfezionamento, per procedere all'arresto e quindi alla direttissima, il cittadino deve querelare. Che cosa succede allora? Immaginiamo poi nel concreto che l'operatore di polizia, che ovviamente si è impegnato, ha recuperato, ha anche rischiato la propria incolumità per recuperare, diciamo così, dopodiché dice: guardi, io le riconsegno la macchina, lei cortesemente dovrebbe venire con me in ufficio per formalizzare. Si può dire cornuto e mazziato in questo caso? In questo caso succederà che ci sarà ovviamente, in termini di ricaduta pratica, una mancanza di interesse da parte di tutti gli operatori degli apparati di prevenzione e di repressione dei reati al concreto no, perseguimento. Io sto studiando, quindi in assenza di querela di parte il reato non esiste, viene cancellato. Non è perseguibile. Nell'annuario di fine anno non risulteranno più 1 milione di furti d'auto, perché 1 milione di cittadini probabilmente non hanno... No, risulteranno 1 milione di furti d'auto, però l'apparato avrà, come devo dire, meno motivazioni per mettersi in moto. No, io sto andando oltre, perché tanto poi lei ragiona da avvocato, io ragiono da giornalista. Quindi domani, se io devo redigere una classifica, Napoli sta... anziché al primo posto per furti d'auto, sta al quarto posto, perché 600.000 cittadini hanno detto: ma vaffanculo, la macchina tenga che non voglio... La statistica resterà perché quando ci sarà l'intervento quello farà statistica. La questione poi è un'altra, che invece di l'eventuale autore o partecipe del reato la farà franca. No, che cosa penserà? Che per eventualmente non incorrere nelle conseguenze di legge dovrà riparare. La questione però ovviamente in termini di transazione non si andrà a definire davanti all'autorità giudiziaria, ma all'esterno, con tutti quelli che poi saranno i meccanismi e i condizionamenti nei confronti delle parti lese che ciascuno di noi è in grado di prevedere. Cioè io preferirò, invece che affidarmi a un legale, preferirò affidarmi all'intervento di chi, fuori dalle aule di tribunale, nell'ambito dei circuiti, diciamo così, esterni al tribunale, quindi anche nell'ambito dei circuiti criminali, avrà un'opera di intervento, di intermediazione, di condizionamento delle parti lese certamente più efficace di quello che possono fare gli avvocati nella loro opera di negoziazione, così come è stata invece prefigurata. Voglio dire solo questo e ho concluso, perché non... ma veramente si pensa, veramente qualcuno fa sul serio quando lo afferma, e cioè che se il processo è più veloce, questo è un fattore che rilancia l'economia di un paese che invece si è completamente deprivato della possibilità di fare delle politiche industriali e di bilancio, perché sono tutte quante ormai rimesse agli organismi sovranazionali
che decidono altrove, la politica industriale, la politica economica e la politica di bilancio. E tutto questo dovrebbe però essere manca la politica sociale in questo. E tutto questo dovrebbe essere recuperato da un processo che si fa con queste modalità digitalizzate oppure di mediazione esterna ai tribunali. Perfetto, perfetto. Io spero che da casa l'avvocato è stato chiarissimo, io sono io che sono anziano e tante cose mi sfuggono, però su certe cose lui Antonio, l'avvocato Ippolito ha detto delle cose pesantissime e praticamente è scomparsa praticamente un pochino anche l'azione di chi deve intervenire, cioè loro intervengono sapendo che probabilmente se il cittadino non sporge querela di parte lui ha rischiato in quella serata probabilmente anche in alcuni casi la vita per niente. Sì. È chiaro il concetto, Antonio? Sinteticamente siamo passati dalla culla del diritto a un... Il diritto romano massacrato. Esatto. Cioè, massacrato. Partiamo dai principi dei capisaldi che... è venerato che sono in tutti i paesi anglosassoni. In Italia non ha nessuna applicazione il diritto romano. Esatto. Sto dicendo una sciocchezza? È quella che è la cosa deprimente, che la culla del diritto siamo diventati praticamente un quacervo di un ginepraio dove praticamente non c'è la palamerite è diffusa oramai. Ma quella è praticamente come diceva giustamente l'avvocato Ippolito, ci sono dei differenti filoni fra il penale e il civile. Lì è un altro discorso, perché poi subentra la politicizzazione della... Non me la toccare, perché io devo parlare un attimo con l'avvocato Esposito di questo aspetto qua. Io te volevo... Io e il direttore ci diamo del tuo, editore e direttore, quindi siamo proprio fraterni amici. Vedi, ritornando a Palamara, no, io dicevo, come è noto, lui è stato al centro di un'indagine, un terremoto giudiziario, no, che ha squarciato praticamente... tutto il velo sulle trattative tra le correnti, le doghe, le intercettazioni, c'è stato di tutto e di più. In un paese normale, Palamara dove sarebbe adesso? E tutti i suoi accoliti. Palamara, io spero che tu mi stia sentendo. Io non auguro a Palamara il meglio, non sono rimango comunque un garantista al di là. Quindi lo perdoni. Ma no, perdono, perché poi in effetti diciamola tutta, lui si è direttore pentito. Direttore di giornale che mi fa il democristiano. Lui si è pentito, quando c'è un pentito che poi, insomma, si è pentito perché ha fatto nomi e cognomi, che questi nomi e cognomi poi sì, non vengono sì, no, fuori, vengono... Abbiamo scritto fiumi di parole. Ecco, no, la vicenda oramai compie 10 anni, sono trascorsi 10 anni fra una battuta, un processo mai avvenuto e un'archiviazione. Da quando è successo il fattaccio della Boldrini, che insomma un presidente della Camera che impone che sia Palamara e non Nello Rossi a interrogare il criminale sottoscritto che avrebbe... No, aspetta, diciamolo, sono da casa, non capisco, allora, ma pensano che tu sia un terrorista... Allora, facciamo una cosa, ecco, raccontiamo il fattaccio. Veloce, però, veloce, che è bellissima sta cosa, ascoltateci. Sintetizzo. Guardate, come faceva quello? Dammi la tua. Niente, capita che 10 anni fa, scherzando sul mio profilo Facebook, faccio un fotomontaggio... Ma una boutade, così anche come nulla come di giornalistico, era una... sì, neanche un articolo, e praticamente metto una foto di una ipotetica Boldrini molto somigliante, una 35enne molto bella, esatto, io ho visto quella immagine in costume da mitico, fotomontaggio su una rivista dell'epoca, Le Ore. Noi siamo cresciuti col Postal Market e quindi niente, praticamente siamo nel giro ragazzi. Di 48 ore si scatena Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, casa mia mancava solo il 7° Cavalleggeri, perché volevano sequestrare i computer. Nel giro di 20 giorni vengo interrogato a Piazzale Clodio, dico, la battuta era questa: se funzionasse così la giustizia. Con la stessa velocità noi avremmo risolto la metà dei problemi. Sarebbe il paese più bello del mondo. Praticamente niente, vengo interrogato da Palamara, che non era il titolare, ma venne preteso dalla allora presidente della Camera Boldrini,
Perché? Perché Palamara era il braccio armato che doveva sparare su tutto quello che si muoveva a destra. Quindi, quindi era una questione politica? Prettamente politica, perfetto, perché poi abbiamo visto il povero Salvini che a te non è simpatico, ma neanche per però bisogna dirla tutta, è stata una vittima dall'intercettazione telefonica grazie al Trojan praticamente nel telefonino di Palamara venne fuori che praticamente messo dai servizi, hanno chiaramente sempre utilizzato le toghe per colpire ad uso e consumo, gli avversari, certo. E io ci sono passato in questo fino a quando io non ho ricordo avuto quelle ore esperienza. Le nostre telefonate notturne insomma no, ma non ci si credeva perché poi non sapevi se ridere o prendere sul ridere, oppure era una cosa abbastanza seria. Poi il tempo è passato, insomma un giudice c'era, ha archiviato, però è una cosa che lascia... dei nostri legali, però diciamo anche questo, c'è stato l'impegno mostruoso dei nostri avvocati che hanno tutelato l'incolumità, sì, anche fisica, perché c'erano delle pressioni forti in quel tempo. Sì, sì, ma fai la smentita, vollero per forza la prima pagina, non era lei. Io, quelle insomma, pagine le abbiamo stampate noi, le conosco bene. Sì, sì, sì. Insomma, una tempesta come un bicchiere d'acqua, in effetti non nulla è cambiato. Per accontentare... Lo rivediamo oggi con quello che sta succedendo pochi giorni fa. Guardate, io voglio dire due cose. Le nostre trasmissioni in un canale, diciamo, nazionale non potrebbero mai andare in onda, perché noi abbiamo la pessima abitudine di raccontare la verità, le cose così come le abbiamo vissute, come le abbiamo viste o come le abbiamo conosciute. Noi non ci inventiamo niente, perché facciamo non solo i nomi, anche i cognomi, perché non abbiamo paura della verità. La verità fa molto 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 male a chi invece vive di espedienti, e quelli non siamo noi. Torno e faccio un salto, voglio parlare prima con l'avvocato Iudice e torno sulla mediazione. Avvocato, posso farle una domanda molto cattiva? Prego. Quanto le stanno antipatici i mediatori? Non alle personalmente, a lei quanto avvocato? No, ma è capitato proprio un aneddoto, qualcosa di molesto, di fastidioso, qualcosa che si poteva addivenire a un accordo e invece è saltato perché il mediatore è un po' poco esperto, molto altezzoso, perché io ho visto alcuni mediatori che vogliono fare gli avvocati o i magistrati a tutti i costi, cosa che non sono. Lei ha centrato esattamente il problema, poiché è una fase in cui va disinnescata, diciamo, la controversia, la tensione, anche proprio, la tensione, sì. E c'è la necessità soprattutto di figure che sono particolarmente empatiche, perché per riuscire a trovare la soluzione in una controversia è necessario soprattutto capire la problematica proprio della controparte, perché altrimenti ognuno resterà nella propria posizione. E in realtà le volte dove può capitare paradossalmente è di ovviamente mediatori che sono affetti da avvocatite, cioè da chi in realtà in quel momento, più che cercare di dirimere la controversia e quindi di farsi raccontare gli episodi, le richieste e le domande che fanno i rispettivi contraddittori, magari cerca di entrare nel merito, oppure inizia in effetti a entrare troppo in aspetti tecnici e le fa allontanare molto di più, oppure si eleva addirittura a giudice, che è una cosa completamente diversa e ha perfettamente altri scopi. Ma non è neanche adeguato, perché il mediatore ha una funzione molto chiara, ben precisa e specifica. Certo. Quindi in quei casi là l'atteggiamento degli avvocati deve essere di ammorbidimento? E lì proprio abbiamo la necessità. C'è anche l'avvocato molto esperto che riesce a capire. Un avvocato dove. La psicologia del personaggio. Esattamente, questa è una dote che va richiesta soprattutto agli avvocati. Non è solamente un aspetto di natura tecnica o di capacità particolarmente giuridica, diciamo. Giuridica oppure, ma soprattutto la capacità di saper confrontarsi con l'altra parte, soprattutto la capacità di riuscire a spiegare al proprio cliente quali sono effettivamente le proprie, dove si potrebbe andare a finire, perché non tutti poi tutto sommato lo dicono e poi abbiamo le sorprese. Anche perché poi c'è da parte sia del
dell'organismo, ma anche degli avvocati, una sorta di fidelizzazione, no? dell'utente finale, del cittadino e anche dell'operatore di giustizia, in questo caso dell'avvocato. Niente, noi siamo ai titoli di coda, quest'ora è volata, non ce ne siamo neanche accorti, sono bastati due giri di domande. Io la chicca con l'avvocato Esposito che mi sta un po' friggendo sulla poltroncina. Avvocato, abbiamo parlato di politicizzazione della giustizia. Dal suo osservatorio, perché lei, se non ricordo male, lei si interessa anche di aspetti politici, lei è un meridionalista convinto, se non sbaglio il segretario di cittadino indagato su di lei, di un movimento di ispirazione meridionalista. Prego. Guardi, lei mi invita nuovamente su questo tema abbastanza pungente. Le spiego questo. All'indomani dell'Unità d'Italia, i primi governi che si trovarono a fronteggiare il fenomeno criminale, mafioso, camorristico, eccetera, di cui non ne capivano niente o non ne avevano mai avuto contezza, decisero di porre a capo della polizia quelli che erano gli stessi camorristi o criminali. Romano, se non ricordo, fu il prefetto, sì, di Napoli. Bravo, gli stessi criminali che insomma avevano fino a pochi giorni fa presieduto, come dire, erano capi di organizzazioni criminali, furono passati come poliziotti o delegati e quant'altro. Questo le faccio questo breve passaggio perché è utile comprendere che è una tradizione italiana. Cioè, esattamente quello, un minuto e mezzo. Sì, è una tradizione italiana quella della politica, diciamo, di interferire o comunque interagire con la giustizia e spesso combinare dei pasticci abbastanza seri, e passando per il maxi processo dove i pentiti sono stati presi per accusare politici o per accusare diciamo sistemi criminali di cui facevano parte fino a pochi anni prima. Pagamento, tra l'altro. Quindi lo stesso Buscetta non si è mai definito un pentito perché lui stesso si definiva offeso dal sistema mafioso di cui faceva parte. Questo per dirle che in realtà giustizia, cittadini e politica sono stati sempre in Italia storicamente intrecciati da un filo diciamo conduttore che spesso li ha portati a incontrarsi, e alla luce di quelli che sono state le ultime battute, l'assoluzione di Berlusconi per un processo durato 10 anni, o comunque le vicende giudiziarie a cui gli italiani hanno assistito post elezioni. Noi ci violeremo, non era la nipote di Mubarak. Cioè, ci hanno insomma portati ad avere una maggiore consapevolezza che in Italia un problema giustizia. Grazie, c'è. Avvocato, grazie, gentilissimo, gentili anche voi che ci avete sopportati. Spero di non avervi veramente stancati troppo, perché l'argomento era pesante, ma era molto interessante. Abbiamo parlato di giustizia. Vi anticipo che la settimana prossima parleremo di arte, artisti, ci saranno cantanti, ci saranno attori, attrici, sarà una bella puntata anche la prossima, questa qua posso dire tecnicamente buona la prima. Noi ci vediamo venerdì prossimo, stessa rete, stessa ora, a lei. Cuore di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella, @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro.
Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081 19 33 87 14.